sì, un problema molto... intanto comincia Gianluca presentando gli strumenti con cui potete ogni giorno vedere l'operato dei consiglieri del giorno. Sì, mi alzo perché mi sento questa brutta abitudine di non stare a sedere. No, niente, solo per farvi vedere giusto informazioni di servizio. Abbiamo cercato di attivare dei servizi che potessero collegarci con i territori, insomma, per diversi aspetti del nostro lavoro. Quello più semplice, diciamo, chiamerei passivo, che è insomma, per ricevere le nostre informazioni, la newsletter, che vedete qui, questo modulo serve a iscriversi alla newsletter e è possibile quindi ogni settimana, l'ultima mandata ieri, ogni lunedì mandiamo la newsletter dove informiamo su quello che è stato il lavoro durante la settimana precedente. Comunicati stampa, atti depositati e quant'altro. E questo è il primo strumento. L'altro strumento è abbiamo aperto, siccome nel giorno non è possibile partecipare ai lavori di commissione pubblico, no? E non lo trasmettono mai in streaming, come avviene per l'aula, allora dobbiamo trovare un modo di interagire con chi invece sui territori ha interessi, passione o competenze, abbia segnalazioni da fare e quant'altro. E abbiamo aperto dei gruppi di lavoro, ognuno legato alle 6 commissioni della regione con ovviamente le medesime competenze. Dentro ci siamo noi iscritti che siamo dentro le commissioni. Chiunque vuole partecipare a questo tipo di gruppi di lavoro, su quel tavolo ci sono le cartoline che spiegano come si fa. È semplice, è una mailing list sostanzialmente dove ci si condivide documenti, informazioni, eccetera, su argomenti specifici della commissione. L'altro strumento che è stato attivato ormai 20-25 giorni fa, adesso per i conti perché andiamo avanti con le serate, è questo. Questo che è il sistema operativo del Movimento 5 Stelle, dove è possibile già da diverso tempo agire sulle leggi che fanno i nostri parlamentari a Roma. Sui rapporti legislativi della Commissione Europea e da qualche tempo, appunto da circa 20 giorni, anche sulle leggi della Regione Emilia Romagna, perché la Regione Emilia Romagna è assemblea legislativa e quindi produce anche leggi. E oggi abbiamo inserito una prima legge che riguarda il decoro urbano, iniziativa arrivata dai territori, segnalazione dei territori, il problema di tenere la cura, insomma, visto il patto di stabilità dei comuni, tenere cura del proprio territorio, anche dai graffiti, ma anche dai danneggiamenti, eccetera, è sempre un problema. Allora abbiamo cercato di creare un progetto di legge regionale dove qui è possibile consultare completamente il testo. Per chi non ha voglia di leggere, soprattutto c'è un riassunto, un video di presentazione e qui abbiamo la possibilità di andare a inserire in base al tipo di intervento che si vuole fare, se è segnalazione, una modifica, un'integrazione o altro, citando l'articolo, citando i eventuali commi e inserendo il testo. Ad oggi ci sono 28 interventi che noi andremo ovviamente a leggere tutti e andremo a valutare se sono integrati e sono utili per il miglioramento della legge. E poi questa legge verrà depositata in regione con la collaborazione delle persone iscritte al Movimento 5 Stelle sul portale. Ora, essere iscritti al portale poi non implica niente di che, chiunque lo può fare, è gratuito, quindi comunque il cittadino lo può fare. E vi esorto a farlo perché secondo me è uno strumento di questo tipo. Dubito che qualche altro movimento politico l'abbia messo in opera, insomma, noi ci proviamo. Grazie. Niente, io sono Andrea Bertani, qualcuno mi ha già visto perché un paio di volte sono venuto anche qua e sono di Longiano, quindi eletto nella circoscrizione di Forlì-Cesena. Sono in Commissione 1, bilancio e affari istituzionali, e in Commissione 2, politiche economiche, agricoltura e turismo, assieme a Raffaella. E vi racconto un attimo quello che ci siamo trovati a fare appena entrati in regione, ma anche fine campagna elettorale, quello che ha portato un po' all'inizio del nostro ingresso in regione.
la battaglia, una delle battaglie che abbiamo portato in campagna elettorale era quella dei tagli dei costi della politica. Avevamo detto, non so se vi ricordate, la fine legislatura, scusate, fine campagna elettorale con faccia a faccia su Sky di tutti i candidati, c'è un bombo strano, mi sposto, no? Ok, di tutti i candidati in cui Giulia, che spero che stia arrivando, e proponeva a tutti i candidati di fare come avremmo fatto noi, 5.000 euro lordi, taglio ai fondi dei gruppi e taglio anche delle indennità di fine mandato. E ovviamente questa cosa non è finita senza effetto. Perché? Perché appena siamo entrati in regione, la prima cosa che abbiamo fatto il primo giorno, la prima assemblea, il 29 dicembre, abbiamo presentato una risoluzione per congelare le indennità di fine mandato dei consiglieri uscenti, anche perché ce n'era qualcuno che era indagato. Guarda caso, queste sono soddisfazioni poi, l'altro giorno in commissione bilancio è arrivato l'assestamento di bilancio del bilancio dell'assemblea legislativa. Dovete sapere che in regione ci sono due bilanci. Uno è quello della regione, il bilancio regionale, che vale circa 12 miliardi di euro. Uno è quello dell'assemblea legislativa, che è quella, diciamo, dei 50 consiglieri, di tutto l'apparato legislativo, che costa circa 32 milioni di euro l'anno, quindi più piccolo. Noi volevamo intervenire lì sopra, no? Nell'assestamento del bilancio 2015 è saltato fuori una vocina, 80.000 euro di accantonamenti, perché mi sembra la Corte dei Conti ha chiesto alla Regione di congelare 80.000 euro che devono andare agli ex consiglieri. Quindi avevamo visto giusto noi il 29 dicembre dell'anno scorso che dicevamo congeliamoli, invece poi un po' li hanno scongelati, un po' li hanno ricongelati, quindi qualcosina intanto sono congelati, va bene, queste sono soddisfazioni che te ne accorgi di aver visto che non hanno troppo. L'altra cosa, 15 giorni dopo, appena entrati in regione, abbiamo depositato la nostra proposta di legge. La nostra proposta di legge che era quella che dicevamo in campagna elettorale. 5.000 euro lordi a tutti i consiglieri, taglio ai fondi dei gruppi, taglio l'indennità di fine mandato e in più noi dicevamo taglio retroattivo dei vitalizi, perché dovete sapere che da questa legislatura i vitalizi non li prendiamo più. Però chi ha fatto le legislature precedenti li prende. Ed è un'ingiustizia, perché? Perché ogni volta che un consigliere regionale faceva una legislatura, versava, dalla sua indennità venivano detratte dei contributi, circa 60.000 euro, e rivenivano accantonati in regione. Con quei 60.000 euro, quando compie 60 anni, quando è che andate in pensione voi? No, 60 anni, vero? Quando compie 60 anni comincia a percepire il vitalizio. Se gli auguriamo una vita media, come auguriamo tutti, di 20-22 anni, si porterà a casa 400-450 mila euro. Questa è la sperequazione che c'è su questa cosa, quindi noi volevamo intervenire anche su quello. Ovviamente non ce l'hanno fatto fare. Però cosa succede? 20 giorni dopo, il tema era caldo, il PD non poteva stare fermo, il PD ha depositato il suo progetto di legge sul taglio dei costi della politica. Cosa succede? Che quando ci sono due progetti che hanno lo stesso argomento, lo stesso titolo, ecco Giulia, ciao Giulia, quando ci sono due progetti di legge che hanno lo stesso argomento, lo stesso titolo, il progetto di legge viene abbinato a una commissione, in questo caso era la commissione 1 affari istituzionali, e si sceglie qual è il progetto che fa da locomotiva. Ovviamente la locomotiva l'ha fatto il progetto del PD, perché votano loro, la maggioranza, e quindi hanno scelto il loro progetto. E il progetto ha tutto il suo iter e alla fine questo progetto di legge però ha portato dentro alcune cose le nostre. Per esempio loro non arrivavano a 5.000 euro lordi, sono stati costretti ad arrivare a 5.000 euro lordi come dicevamo noi. Arrivare a 5.000 euro lordi vuol dire che la regione ogni anno risparmia 660.000 euro. Cioè li abbiamo costretti a fare quello che abbiamo detto noi che facciamo in tutte le regioni. Cioè in tutte le regioni i nostri consiglieri regionali si tagliano stipendi a 5.000 euro lordi. Nella nostra regione abbiamo i nostri del Movimento 5 Stelle, gli altri no. Nella nostra regione abbiamo costretto tutti e 50 consiglieri a ricevere 5.000 euro lordi. Inoltre poi sono stati tagliati anche i fondi ai gruppi e l'indennità di fine mandato. Quindi vuol dire che ogni anno c'è un risparmio di circa 1,5 milioni di euro sull'assemblea legislativa. Ma la cosa più importante che secondo me abbiamo portato a casa in questo caso è che quei soldi abbiamo fatto scrivere dentro la legge, e questo è merito nostro, non andassero dispersi nel bilancio, perché il rischio era qual era? Abbiamo risparmiato 1,5 milioni, bene, bravi, bis, finito lì, i soldi rimangono sparpagliati nei 1.000 livori del bilancio. No, noi abbiamo detto, quei risparmi vanno restituiti ai cittadini, come dice il Movimento 5 Stelle da sempre.
un fondo per il microcredito per le piccole e medie imprese. No, ovviamente c'è stata una mediazione, oltre a questo abbiamo dovuto aggiungere per il reinserimento lavorativo legalità e sicurezza, però il nocciolo è questo, che quei soldi finiscono in un fondo per il microcredito. Qual è? Questa è la buona notizia. La brutta notizia è che ancora quel fondo la Regione non l'ha attivato, quindi i risparmi ci sono, la Regione ancora non l'ha attivato. In realtà adesso il bilancio di previsione 2016 finalmente c'è un articolo di legge che dice che è istituito questo fondo. 2 milioni di euro ci hanno messo dentro, 2 milioni di euro a noi non ci sta bene, perché abbiamo detto circa 1,5 milioni di risparmi tutti gli anni. 2015 è passato, 1,5 milioni, un po' meno perché in realtà la legge è partita ad aprile, 1,5 milioni per il 2016, quindi per noi sono circa 2,5 milioni, 2,8 milioni, quindi adesso faremo emendamenti al bilancio perché quel fondo si è riempito e poi parta. Rendicontazioni, perché questo si lega alle nostre rendicontazioni, perché noi, allora intanto lassù in alto in Emilia Romagna 5 Stelle trasparenza e vedete come calcoliamo poi il nostro stipendio, perché e oltre 5.000 euro lordi, e se vai avanti Gianluca faccio già vedere l'altra, e qui vedete a quella pagina voi trovate per ogni consigliere regionale, non solo noi, ma tutti i consiglieri regionali dell'Emilia Romagna, quanto sta prendendo dalla regione. Un consigliere regionale prende l'indennità di carica, che prima erano 6.150, prima ancora erano 8.500 euro circa, nella scorsa legislatura è calato. Calato anche grazie al lavoro del Movimento 5 Stelle e il lavoro del Movimento 5 Stelle è arrivato fino a questa legislatura, siamo arrivati a 5.000 euro lordi, vedete, da maggio 5.000 euro lordi, questo è il mio cedolino. Io prendo anche l'indennità di funzione, ecco, un'altra cosa che diceva il nostro progetto di legge è eliminiamo l'indennità di funzione. L'indennità di funzione è un gettone che prende chi è presidente di commissione, vicepresidente di commissione o capogruppo. Noi abbiamo detto non c'è bisogno, non serve, abbiamo già l'indennità di carica che è più che sufficiente, la azzeriamo. Noi ovviamente la percepiamo ma la restituiamo, gli altri ce la tengono. E rimborso forfettario, ogni consigliere ha a disposizione 2.200 euro erotti per le spese del mandato, quindi se deve andare in giro a fare serate, se deve pranzare eccetera, se deve organizzare eventi. Inoltre ha una quota per l'esercizio del mandato, che vuol dire, questo ha un senso, diciamo, poi vi spiego dove è il limite, ha un senso perché un consigliere che abita a Rimini o un consigliere che abita a Piacenza deve avere lo stesso diritto di un consigliere che abita a Bologna di potersi recare in regione, quindi la regione riconosce un rimborso in base alla distanza. Qual è il problema? È che la regione riconosce un rimborso forfettario, non a piedi vista come chiediamo noi, quindi ad esempio io che abito a 200 km fra andata e ritorno percepisco 1.500 euro. Io però di quelli rendi conto solo i chilometri effettivamente percorsi e il telepass o il treno, il resto lo restituiamo. Quindi arriviamo, quindi vuol dire che noi da quello che prendiamo alla fine restituiamo ancora, ci sono stati tagli della politica ma noi restituiamo ulteriormente e poi vi spiego il problema di quel fondo. Andiamo avanti, quindi abbiamo detto 5.000 euro lordi, ci siamo fatti fare il conteggio da un consulente del lavoro, gli abbiamo detto tu calcola un dipendente che prende 5.000 euro lordo, quindi detrai la parte con la contribuzione INPS del lavoratore, poi applichi l'IRPEF e applichi gli addizionali regionali e comunali e viene fuori il reddito netto. Nel mio caso sono circa 3.100 euro perché io ho 4 figli, quindi ho le detrazioni, e chi non ha figli prende un po' di meno perché non ha le detrazioni. E, rimborso a piedi lista, quindi non forfettario, per il trasporto privato, tariffa ACI e telepass oppure biglietto del treno. Rimborso dei pasti perché siamo tutti in trasferta, solitamente mangiamo nella mensa diciamo, convenzionata con la regione. Rimborso per spese varie, perché ad esempio questa sera Gianluca che viene da Reggio Emilia dormirà qua, perché non è giusto che, anzi quello è dopo, comunque non è giusto che lui viaggi questa notte e poi domani deve essere di nuovo a Bologna, non ha senso. Idem per prenotare le sale dove facciamo queste serate, idem per fare un po' di volantini che abbiamo fatto. E perché? Perché non abbiamo più i fondi di funzionamento dei gruppi, prima queste spese si potevano fare con i fondi di funzionamento dei gruppi. Quindi adesso le carichiamo sul nostro stipendio,
quelle le detraiamo, ovviamente il resto lo restituiamo. Vai avanti, abbiamo detto eventuali pernottamenti, copertura pensionistica. Su questo, chi è lavoratore dipendente come me e come Gianluca e come Silvia, che stasera non c'è, ha diritto, se va in aspettativa, a vedersi riconosciuti i contributi figurativi da parte di INPS. Quindi INPS versa i contributi come se noi fossimo ancora lavoratori dipendenti. Chi non è lavoratore dipendente, invece, non ha nessuna copertura pensionistica. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso spunto da quello che hanno fatto anche altri nostri colleghi in altre regioni, abbiamo detto chi non ha copertura pensionistica può accantonare una parte da versare alla sua previdenza integrativa, perché non è giusto che uno lasci per 5 anni il lavoro e non ha copertura pensionistica, perché togliendo i vitalizi, che erano fra virgolette la pensione dei consiglieri regionali, pensione indegna perché è calcolata in maniera assolutamente ingiusta, però non puoi anche non lasciare nulla. Avevamo previsto una copertura per spese legali, quindi un accantonamento di 400 euro al mese per ognuno di noi da mettere in un fondo, diciamo, di sicurezza, perché ci hanno detto attenzione, potrebbero querelarvi. Io sinceramente non ci credevo molto, invece è di questi giorni la notizia di un nostro collega della Regione Abruzzo che è stato querelato dal Presidente della Regione Abruzzo per 200.000 euro perché in un'interpellanza, quindi in un atto politico, poneva delle domande troppo scomode. È stato citato in giudizio per 200.000 euro. Quindi può servire un'ulteriore copertura legale, abbiamo deciso però che questo poteva essere un po' fondo di polemica, tenere accantonato dei soldi non utilizzati, quindi abbiamo deciso che chi ritiene si fa un'assicurazione legale. Quindi adesso se Gianluca va avanti, e questo è il prospetto come era prima, e il bonifico che prendiamo, lì c'erano 400 euro, sì. Il bonifico che percepiamo dalla regione, io per esempio a aprile ho percepito 7.400 euro, mi sono trattenuto qui circa 3.100, ci sono rendicontate le mie spese di trasporto, c'erano i 400 euro che non ci sono più e in fondo c'è la restituzione. Restituzione, problema restituzione. Avete sentito che c'è stato un po' di polemica perché dite vi tenete i soldi. Qual è stato il problema? Il problema è che noi abbiamo detto i soldi che rimangono, che noi dobbiamo restituire, li mettiamo nel fondo per il microcredito regionale. Il problema è che la regione, avete visto, ancora quel conto di bilancio non l'ha aperto. Quindi abbiamo detto aspettiamo che lo apra. Abbiamo rotto gli indugi, invece non era più il caso di tenerli, ci chiedevano anche di rendicontare. Abbiamo versato le eccedenze che avevamo, le abbiamo versate tra ieri e oggi nel fondo microcredito nazionale, quindi ognuno di noi la propria eccedenza oggi l'ha già versata nel fondo per il microcredito nazionale, quindi da gennaio a luglio, quindi anche noi siamo fra quelli che hanno contribuito al microcredito nazionale fino a settembre, da gennaio a settembre, come ho detto? Luglio, da gennaio a settembre, quindi anche noi abbiamo contribuito con adesso io in totale ancora non l'ho fatto, siamo ok sugli 80, secondo me un po' meno, comunque mi dicono 80.000, diciamo pare che abbiamo versato circa 80.000 euro nel fondo microcredito nazionale anche noi. Ovviamente questa per me è una soluzione temporanea perché noi li dobbiamo versare in quello regionale, quindi in questa sessione di bilancio lotteremo perché venga aperto quel conto dove possiamo versare anche noi, anche perché speriamo di essere da stimolo per gli altri 45. Passo la parola a Gianluca. Ma anche per il adesso, quindi tenete conto che quegli 80.000 sono briciole, perché noi gli facciamo finire quel fondo del microcredito i 660.000 di tutti i 50 consiglieri, e quella è la vittoria, perché l'obiettivo del Movimento 5 Stelle non era staccare gli assegni, l'obiettivo del Movimento 5 Stelle era ridurre i costi della politica, e secondo me in Regione Emilia Romagna ci siamo andati vicini al pallino. Ancora qualcosa da rosicchiare, cioè, poi vi parlo dei vitalizi, ma ci stiamo andando vicini. Gianluca ci fa vedere un video in cui vi raccontiamo un po' i nostri primi mesi di assemblea. Parte del lavoro del consigliere è con me, il consiglio comunale, partecipare ai lavori del consiglio. I lavori del consiglio si discutono atti, delibere, interrogazioni.
E per noi che siamo dei novellini della politica non è stato semplice entrare, non è stato semplice anche perché di fronte ci sono 50 posti a fili di 5, noi ci abbiamo messo un po' in castigo, in prima fila divisi 3 più 2, ci hanno lasciato nel posto un po' più scomodo, non siamo in 5, e di fronte spesso parliamo verso il vuoto, perché davanti a noi ci sono i banchi della giunta, che non è sempre presente, magari quando parliamo noi o magari non ci banda molto quando tocca a noi. Quindi questa sera per me è semplice perché li vedo in faccia, spesso invece parliamo senza avere nessuno davanti, però stiamo imparando, adesso ci vedete insomma. Thank you.
non si parla di un pane coppola, si parla di cravatta, si parla di lauree, si parla di gente che parla tre lingue. Non stiamo parlando del picciotto, stiamo parlando di quello che ci siamo in finanza. Riuscire a poi, scusate per mistrarla, io sta roba qua non riesco veramente a concepirla. Questa qui non sarebbe una sovrapposizione di competenze con la magistratura? E facciamo che cosa? Una consulta? Ma fate i nomi alla magistratura. Abbiate il coraggio di fare i nomi, punto. Ma si aprono gli occhi e si dicono le cose come stanno. Io non riesco a concepirlo veramente, il fatto che si è tenuto chiuso gli occhi per 20 anni, perché le mafie sul nostro territorio non ci sono dal 2013, ci sono da 20 anni, grazie al soggiorno obbligatorio, e hanno avuto la possibilità di infiltrarsi con tutta calma e con tutta tranquillità. Hanno fatto affari, giù sparavano e qui pulivano i soldi. Adesso si parla di dover acquistare l'invenduto che ci sono sui territori, che si è costruito. Io porto l'esperienza di Reggio Emilia, ma potremmo dirne altre, Parma, non so, vediamo. Adesso si parla di voler acquistare l'invenduto dei costruttori che hanno costruito grazie ai permessi in tutti questi anni. Non vendono niente, non hanno mai neanche voluto vendere, perché lo scopo di quando si costruisce, quando certe associazioni costruiscono così, in maniera così spinta, non è perché vogliono vendere appartamenti, perché hanno soldi da ripulire, questo lo sanno anche i bambini. Quindi di cosa stiamo parlando? Noi stiamo chiedendo un osservatorio preciso che lavori sugli appalti, non solo sulle whitelist, che giustamente, come diceva Del Monte, dovrebbe essere fruibile. E questo il Movimento 5 Stelle lo sta presentando a Roma, ma trova, guarda caso, ostruzione. Come mai? Certi nomi è meglio non farli, io li faccio, perché non è possibile pensare che dopo che questi qui hanno costruito col beneplacito dei politici locali che non vedevano e non sapevano, non capivano. Ultima testimonianza di Davide, non sapeva neanche che grande era, che era calabrese, era di punto. Dico, ma stiamo scherzando? Il problema è che andiamo a comprare un'edilizia che è in mano alla mafia. La andiamo a finanziare. Guardiamoci chiaro, abbiamo il coraggio di fare nomi e cognomi e di smetterla di fare retorica come questo documento qua, che questa è retorica, signore. Questa qua non vale niente. Cosa facciamo? Parliamo ancora? Discutiamo invece di agire? Agiamo, è ora di agire. Diamoci un taglio, veramente, diamoci un taglio. Grazie. Di questo tipo per arrivare a dire che effettivamente questo DDL, la buona scuola, che in questo momento a Roma è in corso di valutazione e di approvazione, effettivamente accentra in sé una disattenzione grave per tutti quei precari che rischiano non soltanto di restare precari ma di non lavorare più. Molte diverse di queste persone, insomma, rappresentative di questa situazione di precariato molto grave, sono sedute oggi nei spazi del pubblico qui in regione e sono convinta che vengano qui alla ricerca di una risposta chiara. Dopo aver visto che in Piemonte e in Toscana la risoluzione passava, ripeto, le regioni che in teoria sono dello stesso colore politico di questa, si saranno detti presumibilmente anche la nostra regione oggi, 5 maggio, giorno di sciopero nazionale, in cui i sindacati, in cui il personale docente precario e anche amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola in sciopero contro il DDL di Renzi, anche la nostra regione allora prenderà una posizione netta. E voteremo certamente a favore della risoluzione del Movimento 5 Stelle, che dà effettivamente piena accoglienza a quello che ci chiede l'Europa, che dice che bisogna dare piena stabilizzazione ai precari che lavorano da più 36 mesi e che non ci vuole, come diceva invece il consigliere Boschini, un emendamento per gli idonei, perché è la legge che li dichiara assumibili. E un altro motivo per cui voteremo a favore è che ci dispiace moltissimo che delle persone sono dovute venire qui perché domenica non le hanno ascoltate. Ricordo anche al consigliere Boschini che non è la seconda volta che mi viene detto, pensi presidente Rainieri, che si vota contro una mia proposta perché non ho riconosciuto il lavoro svolto. La prima volta fu dal consigliere Mugolo per le questioni antimafia. Dico e
soddisfazione ai loro diritti, invece di negarli completamente. Per questo motivo voteremo contro all'atto del PD, che non fa altro che dire bravo Renzi, vai avanti con la buona scuola. Grazie. Io ero un anno e mezzo fa, ero seduta su quelle sedie lì, quando venne alla luce la questione della commissione Chiese, e venne fuori il fatto appunto che quel famoso studio che diceva che non si potevano escludere effettivamente, parlo delle trivellazioni in particolare su terraferma, le relazioni tra trivellazioni e terremoti era stato in qualche modo, insomma, non era stato portato alla luce con tempestività, e quindi quando venne fuori a due mesi, mi pare di ricordare se non sbaglio, dall'uscita di quella conferma, insomma, comunque di quel dubbio, poi insomma venne fuori, quindi ci trovavamo anche noi cittadini qui a chiederci come mai la regione ci avesse nascosto una cosa così importante per la nostra vita quotidiana, soprattutto a chi come me viene dalle zone terremotate del 2012. Ancora adesso non ci sembra che una certezza in quel senso si possa dare, quindi tesa ad escludere totalmente le relazioni che ci sono tra trivellazioni, maneggiamento in qualche modo del sottosuolo, reiniezione di idrocarburi, a fronte di giustificazioni insufficienti dal mio punto di vista, molto gravi, sì, in una posizione abbastanza confusa e ci sembra di tutela maggiormente di interessi che non capiamo, quindi non capiamo effettivamente, in ogni caso esterni a quelli dei cittadini. Mi pare che sia questa la strada che ha preso la regione negli ultimi due anni. Lasciamo almeno la voce a loro, appoggiando questo referendum e facendo sì che siano gli diretti interessati stessi, quindi non soltanto noi qui dentro, che possiamo impegnare la giunta a impegnare il governo, ma gli stessi cittadini a dire la loro su come si massacra o meno, su come si maltratta o si tratta bene il loro territorio. Quindi ecco, certamente il nostro invito, il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, è quello per cui non vediamo alternative all'appoggio di questo referendum, non vediamo effettivamente altre giustificazioni al fatto che si possa effettivamente dare la voce a chi in Emilia Romagna ci vive e ci abita. Si andava a chiudere il cancello dopo che erano proprio delle pecore.
Ecco, noi abbiamo presentato anche un emendamento, a dire la verità, due. Il secondo va a rimarcare l'aspetto di Agenzia in particolare sui punti nascita. Il primo riguarda appunto la conferenza Stato-Regioni, perché chiaramente, visto che i parametri per quanto riguarda i punti nascita sono stati dettati dalla conferenza Stato-Regioni, riteniamo che la Giunta debba andare ad agire anche in quella sede, in modo tale che, come ha già preannunciato prima il consigliere Del Monte, non sia tanto la struttura in sé a dettare il parametro, ma la mano che opera, l'equipe che opera, perché in realtà insomma, sono le esperienze professionali che fanno la qualità del servizio, chiaramente in maniera congiunta con quella che è la struttura sanitaria e l'attrezzatura. Naturalmente non vogliamo andare a dire che sia solo la mano che opera a dettare le condizioni di sicurezza, però sicuramente l'esperienza dell'equipe professionale è molto importante rispetto al mero dato del numero di parti che fa una struttura durante l'anno.
Allora adesso vi spiego come andiamo avanti e spero che non vi siate addormentati, e l'applauso magari per il sollievo. Adesso vi raccontiamo brevemente alcune cose che ha fatto ognuno di noi in particolare, quegli argomenti che stiamo seguendo, e poi passiamo alle domande. Quindi magari cerchiamo anche di rimanere un po' più stretti per parlare, perché a noi ci piace parlare, insomma. Bene, reddito di cittadinanza, la cosa su cui abbiamo cominciato a impegnarci subito entrati in regione perché faceva parte del nostro programma, quindi era per noi particolarmente importante portarlo avanti immediatamente, visto che anche altri colleghi in altre regioni d'Italia stavano portando avanti ognuno del suo dei progetti di legge o delle risoluzioni. Noi abbiamo scelto di fare il passo più complesso, quindi quello che ha richiesto più lavoro ma quello che sta anche portando più risultati. Non limitarci a un ordine del giorno, non limitarci a una risoluzione, ma a un vero e proprio progetto di legge che ci ha portato via settimane di lavoro, di studio, senza costi aggiuntivi. Lo dico perché invece il PD, adesso ci arriviamo, quando ha fatto la sua controproposta, ha prima commissionato uno studio di fattibilità esterno con ulteriore dispendio di denari pubblici, mentre noi ci siamo appoggiati agli uffici della regione, ai tecnici, ai dipendenti che quindi ci hanno dato soprattutto agli statistici, che ci hanno dato una serie di parametri. Quindi, dopo la campagna elettorale, questo è il primo PDL di fondamentale importanza che abbiamo protocollato a fine maggio, in cui fino a quel momento il PD non aveva parlato di reddito di cittadinanza, non aveva mai parlato in Emilia Romagna. Però, il giorno dell'insediamento, il Presidente della Regione aveva detto nessuno deve essere lasciato solo in questa regione. E questa assonanza ci aveva colpito, ci siamo detti darà sicuramente seguito con i fatti a queste parole che a noi giungono del tutto nuove, non ci avevamo mai pensato e che abbiamo immediatamente accolto come fossero nostre, diciamo così. Va bene, nessuno deve essere lasciato solo. A maggio però nessun risultato. Quando abbiamo protocollato l'atto, il PD ha dovuto cominciare a dare una risposta, perché finché si usano soltanto i comunicati stampa o le parole o gli ordini del giorno, come sapete, chi di voi frequenta i consigli comunali, qual è il lato che frega dell'ordine del giorno? È che te lo possono pure approvare, no? L'ordine del giorno che impegna la giunta ad impegnare, o che impegna l'assessore ad impegnare, o che impegna in conferenza Stato-Regione ad impegnare Renzi. La verità delle cose è che tutti si impegnano tantissimo, poi i risultati non arrivano e loro possono dire però mi sono veramente, ma veramente impegnato, e quindi cadono lì. Un progetto di legge invece doveva fare in modo che loro venissero anche, no, come si dice, stanati, e così è stato, tanto che nel giro di un mese hanno cominciato ad andare sulla stampa e dire che da sempre loro covavano il sogno segreto di un reddito di cittadinanza regionale, che chiamavano un po' con altri termini, reddito minimo, reddito di inclusione, e che in quel momento quindi doveva assolutamente partire anche una concertazione con i vari partiti, come SEL, come altri partiti che diciamo, a parole avevano portato avanti l'idea, in modo che si arrivasse al più presto a un'idea del genere. Hanno anche detto, sono stati un po' goffi, perché a luglio la giunta disse proprio dobbiamo togliere l'acqua al Movimento 5 Stelle, quindi usò esplicitamente questa espressione, lo facciamo perché dobbiamo togliere al Movimento 5 Stelle una delle battaglie più importanti, che in realtà nessuno ci può togliere perché parla da sé questa battaglia, ci sono i parlamentari a Roma che ne parlano da prima ancora di entrare lì, ci sono i vari nostri colleghi nelle regioni che portano avanti la questione da tempo. Noi abbiamo in più una peculiarità, noi del gruppo in regione, perché abbiamo creato un PDL che non ha nessun altro, cioè non l'abbiamo né preso pari pari da quello nazionale né dai nostri colleghi delle altre regioni, ma l'abbiamo coniugato con le politiche attive per il lavoro, visto che non vogliamo nessun tipo di assistenzialismo e visto che però vogliamo che alle persone venga data una seconda possibilità o anche una terza possibilità, perché diciamo quando si è fuori da una serie di reti, di conoscenze, di contatti, di file,
in questo paese è difficile averne anche una prima di possibilità, quindi è necessario che l'ente pubblico, col denaro pubblico, sostenga chi risiede in questa regione e gli dica: tu sei il ben accetto, ci teniamo che tu qui viva e ti realizzi pienamente, in piena autonomia economica, e quindi ti accompagniamo verso un percorso lavorativo che ti forniamo con tanto di formazione, mentre ti formi hai questo reddito di cittadinanza che però non è assistenzialismo, perché tu accetti di firmare un patto e di metterti in gioco, finisce al massimo in 36 mesi non continuativi, però alla fine tu sei entrato in un percorso lavorativo. Quindi questa era la nostra proposta. Invece il PD da un lato diceva politiche attive per il lavoro, ma non le faceva assolutamente, dall'altro reddito, ma non faceva niente. A luglio quindi escono sui giornali, dopodiché devono in ogni caso confrontarsi con noi e dicono: però noi abbiamo ancora fino ad ottobre non siamo pronti perché abbiamo lo studio di fattibilità. Silenzio fino ad ottobre. Arriva ottobre, arriva lo studio di fattibilità che non so cosa è servito, e adesso escono con una proposta che ovviamente è molto molto depotenziata rispetto alla nostra, però ha un lato positivo, l'hanno dovuta fare, e la proposta deve ancora andare nella commissione competente, che è la commissione 4 di politiche sociali, dovrà poi andare in aula, e in qualche modo è evidente a tutti, anche allo stesso PD, che ovviamente mi rendo conto non lo può ammettere, che senza il Movimento 5 Stelle mai ne avrebbe parlato. Quali sono però i parametri che vanno ancora allargati? Noi abbiamo chiesto un gesto di grande coraggio che dal mio punto di vista può cominciare anche in piccolo, poi si deve ingrandire, cioè un ripensamento totale del bilancio regionale che metta il welfare, il sociale come sua priorità. In questo momento il sociale in Emilia Romagna non conta tantissimo, tutto quanto viene investito anche diciamo molto malamente sulla sanità e su altre questioni collaterali, parleremo magari dopo di infrastrutture inutili e di opere inutili. Il sociale è ancora un assessorato che ha un portafoglio limitato, ma in questo momento noi dovevamo fare una proposta seria, lo so che sto sforando, porta pazienza, che era quella di chiedere l'1-2% del bilancio annuale della regione, devoluto al reddito di cittadinanza, con un primo principio importante, l'universalità. Vuol dire pronto, lì per aiutare individui, singoli, coppie, famiglie, famiglie con bambini, ma non soltanto famiglie con bambini, non soltanto coppie, non soltanto individui singoli. L'universalità vuol dire che qualunque residente, in qualunque situazione familiare si trovi, deve poter essere accompagnato verso un percorso di autonomia, cioè quel famoso percorso che ti affranca dallo scambio di favori, dallo stringere mani, dal chiedere permesso per vivere qui, o dall'emigrazione. Allora, e questo è quello, noi abbiamo ottenuto perlomeno adesso un'esposizione forte, un ragionamento importante, per il PD è un ragionamento importante perché ragionano dal mio punto di vista secondo categorie che sono categorie degli anni 90 ancora, quindi arrivare addirittura a spostare anche una piccola parte del bilancio o chiedere come hanno fatto ulteriori fondi a Renzi da mettere in un reddito di aiuto, di inclusione, vedremo cosa ne faranno, adesso non mi sento neanche di dire che sono delle certezze in un senso o nell'altro ancora, è un passo che è stato importante, perché è una classe politica che ragiona ancora nei consigli comunali secondo il pane mattone, secondo l'idea che si deve andare a continuare a costruire, che si va avanti con le opere inutili, che si continua fregandosene del fatto che, come sappiamo, il reddito di cittadinanza esiste in quasi tutti i paesi d'Europa tranne che in Italia, è una classe politica che guarda soltanto all'indietro oppure alle sue reti, non all'insieme dei cittadini, ma questo lo sappiamo. Quindi averli costretti a parlare di un fondo di bilancio dedicato a quello, che noi cercheremo nel tempo, durante questo mandato, di rendere sempre più incisivo, secondo me è una cosa positiva. Ora vedremo, perché loro comunque parlano dell'avvio di questo progetto da luglio del 2016. Quindi non è un tempo neanche troppo lungo per vedere come andrà a finire. Quando questo progetto qui andrà in aula, ovviamente sareste tutti invitati con grande piacere a partecipare, per rimarcare ancora una volta che lo spunto viene da noi, cioè viene dalla base del movimento, viene dal Movimento 5 Stelle a livello nazionale, e che la regione deve mandare un segnale forte al governo centrale, perché l'idea è che, approvato o non approvato, in una forma che ci piaccia tantissimo, non ci piacerà tantissimo, però c'è una forma che sta lanciando un segnale a Renzi e che gli dice che se anche tante altre regioni, Friuli l'ha già fatto e altre regioni si stanno muovendo in quel senso, cominciano a parlare di reddito di cittadinanza, forse è bene che si intervenga dal piano nazionale.
con un reddito di cittadinanza aperto quindi a tutti i cittadini che ne hanno diritto, e con fondi di ben altro tipo, perché il governo centrale conta su fondi che la regione si sogna, quindi a quel punto una misura seria che ci metta in linea con i paesi europei. Quindi quando andremo in aula noi ve lo segnaleremo, io vi ringrazierò se potete, se potete essere presenti, si parlerà di sicuro della prima metà dell'anno prossimo, no? Non, non prima di questo, e su questo ecco vi, vi inviterò poi, vi terremo in ogni caso aggiornati. Grazie mille. Io invece chiudo un attimo il discorso che ho aperto prima sui vitalizi. Avete visto nel video del mio intervento in aula che proprio parlavo di vitalizi. Perché? Quando è stata approvata la legge sul taglio dei costi della politica, noi avevamo fatto due conti e abbiamo detto bene, i costi della politica si riducono ulteriormente perché caleranno anche i vitalizi. Ci hanno guardato in faccia, ci hanno fatto un sorrisino e hanno detto no, non è vero. Allora a quel punto effettivamente noi non siamo tuttologi e siamo andati a studiare e abbiamo capito che non era vero. E adesso vi spiego perché non era vero. La legge che istituiva i vitalizi diceva che se tu consigliere regionale hai fatto una legislatura, hai diritto, quando avrai quei famosi 60 anni, che non ci piace tanto a noi, dopo vi spiego cosa abbiamo fatto anche, e quando avrai diritto al vitalizio percepirai un'indennità da vitalizio che è una percentuale dell'indennità del consigliere in carica. Quindi se il consigliere in carica prendeva 8.000 e rotti euro, tu hai fatto tre legislature e hai diritto al 50% dell'indennità del consigliere, quindi ti porti a casa 4.000 euro al mese. 4.000 euro al mese. Quindi diceva legato all'indennità del consigliere in carica. Nel 2005 ci fu una delle prime finanziarie che cominciava a incidere sui costi della politica, riduceva del 10% tutte le indennità dei parlamentari, dei sindaci, dei consiglieri regionali. Se ne sono accorti, io mi sono andato a riguardare, dopo le loro risatine, le commissioni di inizio 2006, commissione bilancio, in cui dicevano, ah sì, effettivamente c'è questo problema, bisogna che lo affrontiamo, adesso vedremo, ne parleremo. A luglio 2006 appare un emendamento al bilancio di assestamento. Quando si fa il bilancio, a un certo punto dell'anno si fa una legge in cui si va a vedere come è messo il bilancio e collegato al bilancio si possono introdurre delle norme. Collegato al bilancio del 2006 c'era un emendamento. Gli emendamenti di solito sono presentati dai singoli consiglieri o dal gruppo di consiglieri. Quell'emendamento era presentato dall'ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza sono i 5-6 consiglieri che assieme al presidente dell'assemblea gestiscono i lavori d'assemblea. Quindi diciamo non si capisce bene neanche chi l'abbia presentato quell'emendamento, ovvero qualcuno di quei 5 o 6. Quell'emendamento dice l'indennità del vitalizio è una percentuale dell'indennità del consigliere in carica. Fin qui va tutto bene, perché come la legge, come diceva la legge, virgola, al 31/12/2005. Cosa vuol dire? Che hanno congelato il vitalizio al 31/12/2005. Quando hanno visto che cominciava a calare, il vitalizio l'hanno congelato. Quindi la base di calcolo del vitalizio sono ancora quegli 8.000 euro lordi, rotti. Quindi vuol dire che chi ha fatto tre legislature prende ancora 4.000 euro. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di distruggere quell'articolo, ma non ce lo fanno fare. Non ce lo fanno fare. Adesso stiamo preparando una proposta di legge, perché loro hanno aggiunto l'ingiustizia all'ingiustizia. Dovete sapere che i vitalizi alla regione di Emilia Romagna costano 5 milioni di euro l'anno. 5 milioni di euro l'anno, se li mettiamo sopra il reddito di cittadinanza o se li mettiamo come garantirà a Raffa sulle ASPA, fanno una bella differenza. Ovviamente non si possono completamente azzerare, perché quei contributi sono contributi versati, quindi non puoi ritirarli indietro. Però se io ti dico, come tutti noi che andiamo in pensione 66, emendamento per spostare da 60 a 66, l'abbiamo fatto bocciato. Oppure ti dico, siccome tutti noi abbiamo ormai il sistema contributivo, quei 60.000 euro te li ridò col sistema contributivo, non saranno mai 450.000 euro. E anche qui speriamo di riuscire a sfondare, quindi stiamo preparando su questo proprio un progetto di legge. Poi avevo un'altra cosa da raccontarvi, ma mi fermo qui che faccio raccontare gli altri, dopo se mi viene in mente ve la racconto. Perché il mio tema era questo, ma c'avevo una novità, non me la sono ascoltata.
Vai, sì, vai. Pattume, siamo sempre lì. In Emilia Romagna abbiamo approvato, non molto tempo fa, la legge sulla gestione dei rifiuti, che introduce il concetto di economia circolare, almeno il concetto lo introduce. Sull'economia circolare, invece, sull'efficacia di questo termine all'interno di questa legge ne abbiamo qualche dubbio, per questo su questa legge noi ci siamo astenuti, per tutta una serie di motivi. La legge è partita con tutte le buone intenzioni, perché è partita con la condivisione dei territori, tra sindaci, associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, con servizi, ci ha messo le mani un po' tutti quanti, ci ha messo le mani su questa legge, e era partita con un'intenzione, non dico di arrivare alla strategia di rifiuti zero che a me piace tanto, ma comunque ci andarci molto vicino. È partita un po' da lontano, nel tempo però e nel suo percorso si è un po', come si dice, perso dei pezzi per strada, si è smagrita, si è diventata un testo di compromesso che ha cominciato a fare compromessi con se stesso, cioè è una cosa abbastanza, in alcuni aspetti imbarazzante, in altri ancora delle cose buone dentro. Su questo noi abbiamo cercato di, presentando 25 emendamenti, di migliorarla, di riportarla, di dargli un po' quella sostanza, quella incisività che doveva avere e che però ha preso per strada. Ovviamente, come la gente lì, non c'era approvato se non uno, che era un emendamento di forma e non spostava nulla, ed è l'unico motivo per cui ce l'hanno approvato probabilmente. Fatto sta che la legge è passata con una serie di modifiche che tra l'altro a noi non sono piaciute molto, hanno ridotto la possibilità per i comuni di avere una percentuale maggiore di sul premio in caso di raggiungimento degli obiettivi di legge. Obiettivi che, uno di questi obiettivi sicuramente interessante, sicuramente a noi piaceva anche creare una forbice maggiore di percentuale, ma anche quello ce l'hanno bocciato. L'obiettivo è portare non solo la raccolta differenziata al 73%, ma al recupero del 70% di materia. In passato, rumors, in alcuni casi anche con delle evidenze, si notava che la raccolta differenziata e la differenziata andava molto bene perché si selezionava un buon materiale da incenerire. È così. Non dappertutto, per fortuna, ma in alcuni casi è venuta fuori proprio questa evidenza. Col fatto di dover recuperare materia, quindi non solo raggiungere la raccolta differenziata, 73%, ma con un obiettivo del 70% di recupero della materia, questo si evita, o quantomeno balla in un 3% che diventa poco energivoro per quei forni che vogliono questo tipo di combustibile. Altre cose che dicevo però sono rimaste interessanti all'interno della legge. Uno di questi che a me piace particolarmente sono i centri di riuso, cioè il fatto che oggi voi se portate un qualunque oggetto nell'isola ecologica, che uno si prende la briga di portarcelo, quell'oggetto, come entra nell'isola ecologica, diventa rifiuto, stop, non ha più altra destinazione che non lo smaltimento. Questa è una questione proprio legislativa. E i centri di riuso sono, diciamo, il cuscinetto, si mettono in traverso, insomma, fanno da filtro per tutti quegli oggetti che invece potrebbero avere una seconda vita, che potrebbero essere recuperati in modo anche secondario, oggetti nati per uno scopo che li trasformi in un altro, cioè vengono lavorati, vengono rivenduti, vengono regalati, in qualche modo vengono recuperati e non vengono quindi immessi nel ciclo di smaltimento. E questo è importante, perché anche questo è uno strumento che non c'era. Qualche comune, Bologna, qualcosa c'è, ci sono delle esperienze simili anche nelle province di Parma, hanno tentato di fare delle cose di questo tipo, ma in piccole realtà o comunque di piccole entità. Qui parliamo di sistema, quindi la cosa può diventare veramente interessante. Come dicevo prima però, un'altra cosa che hanno introdotto con questa legge, e che anche qui ci trova a nostro favore, perché comunque fa parte anche, è un pezzo della strategia di rifiuti zero che mi è sempre piaciuta, che è la tariffa puntuale. Io non so quanti di voi abbiano visto una bolletta dei rifiuti calare nel tempo. Io mai, qui lo so come funziona di me, da noi non cala, aumenta sempre. Con la tariffa puntuale può calare.
Può calare perché è un raggiungimento degli obiettivi di legge, i comuni vengono premiati con un fondo speciale che è previsto in questa legge. È un fondo di premialità alimentato da un'ecotassa che pagano ovviamente tutti coloro che smaltiscono e quindi non raggiungono ancora le percentuali richieste dalla legge, gli obiettivi di legge, ma che immediatamente dopo aver raggiunto quegli obiettivi possono invece ottenere e quindi calare le tariffe dei cittadini, e questo attraverso i comuni, ovviamente dopo sono i comuni gestori che devono fare questa operazione. È un obiettivo di legge, è un'imposizione di legge, quindi non è una cosa che possono non fare. Ovviamente questo cosa comporta? Comporta che abbiamo, secondo me, a mio avviso, a interessare anche quella parte di popolazione che senso civico, senso ecologico proprio non ce l'ha, diciamocelo chiaro. Cioè, ci sono persone, perché io lo conosco, siamo tutti diversi, non è che pensiamo tutti allo stesso modo. Quindi ci sono persone che dicono: io pago, porta via i rifiuti, siamo a posto. Ok, però se non ti interessa la parte ecologica, la parte civica o il tuo impegno per la comunità, e io ti vengo a dare una premialità di un portafoglio, quindi almeno farlo per quello. Allora c'è un incentivo in più che prima non c'era, e questo è molto importante, perché più siamo a cercare di remare tutti nella stessa direzione, e più questo tipo di iniziative possono avere una forte efficacia. Ovviamente la legge è solo uno degli strumenti, quello più vincolante, ma non è l'unico. C'è anche il piano rifiuti della regione, che però è ancora quello di Errani, della precedente legislatura, che era già allucinante prima. Adesso dovranno semplicemente adeguarlo con i nuovi obiettivi di legge, ma quello è l'iter per quanto riguarda la modifica di questo piano. Quindi se noi volessimo andare a proporre modifiche, teoricamente non è possibile, diciamo che ci permetteranno di fare delle proposte, ma non so quanto le accetteranno, perché in realtà l'iter di modifica di quel piano è già finito. Secondo la procedura che è prevista per l'approvazione di questi piani, è finito già quando è decaduto Errani, quindi teoricamente quello va preso, approvato e applicato, salvo la parte che deve essere modificata per i nuovi riferimenti di legge, ma per il resto quello è il piano. Noi cercheremo comunque di riportare l'attenzione sulle modifiche che non sono state apportate, che non potrebbero interessare, ma non so quanto questo sarà accettato. Mi fermo qui perché ho visto già il bagliore del menino del cecchino per abbattermi, quindi non mi fermo. Grazie. Allora, IRAP alle ASP. Le ASP, per chi non faccio niente. Per chi non lo sapesse, sono le aziende di servizi alla persona. Sono aziende di diritto privato, ma appartenente ai comuni. Queste aziende pagano l'IRAP alla regione come tutte le altre aziende. Cosa succede però? Che in Emilia-Romagna le stesse aziende, vedi, cooperative, che forniscono gli stessi servizi, e qui parliamo di servizi sociali sostanzialmente, perché le ASP sono il secondo interlocutore del cittadino dopo i servizi sociali per quanto riguarda gli asili, gli invalidi, gli anziani, per la gestione quindi delle fasce più deboli di popolazione, pagavano, e dico pagavano, poi vi spiego perché, un 8,5% di IRAP in confronto al 3,21 che pagano le cooperative sociali, aliquota già avvantaggiata rispetto a quel 3,29 che pagherebbero normalmente. Quindi potete capire che c'era un forte squilibrio tra stesse aziende, una pubblica, l'altra privata, per quanto riguarda i servizi sociali. Quindi il comune, se nel momento in cui doveva scegliere a chi affidare questi servizi, naturalmente li andava ad affidare a una cooperativa, perché diventava più competitiva e doveva pagare poi meno tasse alla regione. Noi abbiamo depositato un'interrogazione, una risoluzione in regione a settembre, chiedendo che questa IRAP alle ASP venisse quantomeno parificata a quella delle cooperative sociali, se non addirittura azzerata. La risoluzione ancora non è stata discussa, ma a questo punto non verrà mai discussa, perché poi vi spiego, la nostra proposta indirettamente è stata già accettata. All'interrogazione la Petitti all'epoca ci rispose:
Guardate, si potrebbe anche fare, però attenzione, perché siccome l'IRAP va a finanziare il servizio sanitario regionale, a questo punto se abbiamo un mancato introito di 9 milioni di euro, perché questo azzeramento comporta almeno 9 milioni di euro in meno nelle casse della regione, le soluzioni sono due: o andiamo a tagliare la spesa sanitaria, oppure andiamo ad alzare l'aliquota IRPEF per le fasce più deboli, perché l'addizionale regionale per le fasce di reddito più alte è già al massimo. Quindi è stata una velata intimidazione a dire attenzione a quello che proponete, perché altrimenti vi si ritorce contro. Bene, noi durante questo tour che abbiamo fatto, ma insomma l'abbiamo anche detto in più occasioni anche a mezzo stampa, abbiamo sempre dichiarato: bene, questi 9 milioni tu dici che li devi recuperare o tagliando la spesa sanitaria oppure andando ad alzare le tasse personali. Noi ti diciamo un'altra cosa: 9 milioni, allora iniziamo, 5 milioni di euro già se tu elimini i vitalizi e gli ex consiglieri li vai a recuperare, quindi già la potresti dimezzare, è quello che diceva prima Andrea dei vitalizi degli ex consiglieri. Se poi vogliamo aggiungere un altro tassello, abbiamo altri 3 milioni di euro all'anno che la regione spende per i premi a pioggia ai dirigenti, premi che tutti gli anni vengono pagati non si sa secondo quale parametro, perché o siamo la regione migliore d'Italia, qui veramente va tutto perfettamente bene, a gonfie vele, non abbiamo neanche un problema, non abbiamo una lista d'attesa, ma non dovremmo avere neanche un ospedale come quello di Cona che ci è costato 900 milioni di euro in 20 anni, a un direttore sanitario oggi rinviato a giudizio per falso e peculato e tutto sommato continua a percepire i premi tutti gli anni. Quindi abbiamo altri 3 milioni di euro che se ne vanno così non si sa come. Se poi vogliamo essere ancora più bravi, aggiungiamo altri 2 milioni di euro che potremmo risparmiare se facessimo come la nostra vicina Toscana, che da 17 direzioni generali è passata a 4 e campa benissimo. Quando l'Appetitti, nostra concittadina, insomma la conosciamo bene, la signora che ha visto più poltrone lei di un dipendente della Frau, ne ha cambiate 3-4 in 2 anni mi sembra, e quando insomma si è sentita controbattere così, è arrivato un bel giorno in commissione bilancio dicendo che magicamente sono saltati fuori dal bilancio dei residui per cui riusciamo ad azzerare l'IRAP alle ASP. Se volevano prendere il merito, ci stanno provando in tutti i modi, anche oggi c'era un articolo di giornale, abbiamo questo battibecco con Pruquigliera Rossi, però insomma sostanzialmente la proposta è stata la nostra, questo è in dubbio, per fortuna ci hanno seguiti. L'unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione è che pare vogliano abbassare nuovamente l'aliquota IRAP anche alle cooperative sociali, quindi a questo punto lo svantaggio sarebbe quello di sì, cioè ci ritroveremmo nella stessa situazione di prima, solo con meno introiti in regione. Altra cosa che avevamo chiesto che questi 9 milioni di euro che rimangono nelle casse dei comuni naturalmente non vadano dispersi, che ne so, faccio un esempio, nel TRC per dirne una, ma rimangano all'interno delle ASP per far sì che si possano migliorare i servizi alla persona. Quindi questa è stata la proposta, adesso vedremo cosa succederà in approvazione di bilancio, cosa vorranno fare anche con le cooperative. Concludo dicendo che questo primo anno di mandato tutto sommato ci ha dato delle discrete soddisfazioni, perché questi qua novellini della politica, quando sono arrivati lì nella fossa dei leoni, ci siamo trovati in un'assemblea legislativa composta da ex parlamentari, ex sindaci, ex assessori, ex, noi insomma tutti bene o male ex attivisti, ma tuttora attivisti, perché come diciamo noi siamo attivisti ma lavoriamo dentro le istituzioni, non da fuori. E tutto sommato hanno iniziato a dettare il passo, perché reddito di cittadinanza, abbattimento dei costi della politica, blocco del depotenziamento degli ospedali, anche oggi Venturi ha ribadito in commissione che Nova Feltria non verrà toccata, che dire, lì abbiamo lavorato sulle liste d'attesa e anche lì un qualche cosina abbiamo ottenuto
perché comunque la Regione si è impegnata a stanziare 1,5 milioni di euro per l'assunzione di nuovo personale sanitario, ad arrivare fino a oggi all'IRAP, alle ASP. Quindi tutto sommato questi novelli della politica inesperti, a me hanno dato dell'inelegante. Non è concorso di Miss Italia, dai, c'è da dimostrare altro, comunque grazie. Comunque, insomma, questi novellini hanno dettato il passo alla Regione, tanto ogni tanto e dico, se non siete capaci lasciate fare a noi, così magari risolviamo un po' di problemi. Grazie. Va bene, adesso passiamo alla parte della domanda. Chi vuole fare domande si alza, per favore, vieni qui. Non siate timidi, questo ragionando l'ha fatto anche in posti tipo Col di Gorro, famoso nel mondo per i mandolini, e c'era il doppio della gente che c'era qui, perciò almeno facciamo domande, grazie. Ciao a tutti, Giuliano Cardellini, volevo chiedere se Giulia, mi sembra che sia la delegata per la cultura, cosa pensate di fare per la cultura nella regione Emilia Romagna, anche perché Renzi, con una faccia da culo proprio inverosimile, ha detto, no, che per ogni centesimo che destinerà alla sicurezza destinerà un centesimo anche per la cultura, che ovviamente che prendi per il culista è patentato. Ecco, però ci sono alcune cose da dire, ad esempio anche in ambito nazionale la Commissione Cultura ha cominciato a trasmettere qualcosa dopo 10 mesi, cioè è stato 10 mesi senza in assoluto silenzio. Allora io non vorrei che, anche perché poi a parte la tristissima vicenda che non so di chi è conoscenza del comune di Montelabate, che il sindaco Ricci del Movimento 5 Stelle ha praticamente di fatto distrutto un museo di arte contemporanea, ecco, e per una banalità assurda che politicamente è proprio squalificante, io ho mandato vari mail un po' tutti quanti, di un ufficio di anagrafe che si può fare con un computer in qualsiasi buco di posto e là di spazio ne hanno tanto, non si capisce, è proprio una cosa assurda. Ecco, non vorrei che il Movimento 5 Stelle desse questa immagine che sarebbe deleteria, ma veramente deleteria, di interessarsi poco di cultura, di arte, di tutela del patrimonio architettonico, ecco, quindi chiederei, Giulia, cioè, che cosa avete fatto, che cosa vorreste fare nella regione a questo titolo. Grazie. Vogliamo accumulare domande o intanto rispondiamo a questa? Ci sono altre domande? No, rispondi a questa intanto, che piace le fare. Buonasera a tutti, io mi chiamo Sam Faia, sono del meetup del comune di Morciano di Romagna. No, io ho 3 domande, uno per quanto riguarda per il fondo, per le spese, diciamo il fondo accantonamento dei fondi che si è parlato a lungo, no? Come proprio anche nella gestione del meetup del gruppo, che comunale, che provinciale, abbiamo visto che molte volte anche per gli eventi importanti proprio mancano dei fondi che altri partiti li hanno, li prendono, e giustamente il Movimento 5 Stelle è contro, diciamo, questi fondi, però voglio dire, quando riguarda, ecco, una parte di questi soldi che vengono restituiti dai consiglieri regionali e magari anche dai parlamentari e altri eletti che percepiscono uno stipendio, una parte logicamente ragionando, decidendo insieme, limitato, magari se venga destinato a queste spese essenziali, perché molte volte veramente i meetup, i gruppi a livello comunale e regionale hanno difficoltà, cioè rimandano degli eventi importantissimi perché non ci sono i soldi per la sala, non ci sono i soldi per
altoparlanti e altri. Ecco, è un argomento da prendere in considerazione, soprattutto anche in previsione delle elezioni comunali che ci saranno tra un po'. Uno era questo. L'altro, come attivista, i diritti civili, attivista dei diritti umani e anche dei diritti dei cittadini, in questi ultimi anni ho visto che le leggi, alcune leggi, come la legge numero 3 del 2010 sulla partecipazione dei cittadini, legge regionale intendo, cioè è stato fatto, ultimamente hanno fatto anche un ufficio, poi anche c'è, se non erro, legge 20 del 2000 per i PRU e per, diciamo, la qualificazione urbana dei comuni, che a Morciano noi avevamo avuto il problema enorme della ex pastificio Ghigi, che oggi sta sorgendo un ecomostro incredibile nel centro di un paesino sovracaricato, sovracementificato, con due torri alti 26 e 27 metri e un ipermercato grande anche nel piano terra. Ecco. Su questo, cioè, se i consiglieri regionali possono fare un qualche cosa di dare effettivamente il potere al cittadino, cioè lì è stata anche avviata la urbanistica partecipata, che è stata veramente una presa in giro, perché due architetti da Bologna, uno si chiama Ginocchini, l'altro mi sfugge il nome, è vero, sono venuti giù, hanno preso 20-25 mila euro sempre dei fondi regionali, però la prima cosa che ci hanno detto nella prima assemblea che hanno fatto a Morciano, non praticamente possiamo parlare di tutto meno che della Ghigi, cioè parliamo di urbanistica partecipata al di fuori dell'establimento Ghigi, che non è al centro, ma non della Ghigi, perché lì già abbiamo deciso, già ci siamo messi d'accordo, cioè che sia effettivamente questa partecipazione dei cittadini una cosa effettiva, ma non una cosa presa in giro, che poi porta al 40% dei aventi diritto di voto che poi non partecipano, che sono 20 milioni di cittadini, non sono uno o due, ma sono, stiamo parlando di 20 milioni. Ecco, io dico, consiglieri regionali, ecco, in questo, nel consiglio regionale, vedete se si può potenziare. Un'altra cosa che ho, la terza domanda e ultima, è il difensore civico regionale, cioè il difensore che è andato in pensione, che non c'era una persona, adesso il nome mi sfugge, era una persona molto in gamba, noi avevamo il problema a Morciano, io porto esempio di Morciano, che sono esempi pratici che gli servono, come uno dei 430 comuni di questa regione, quindi i problemi di tutti i comuni sono uguali, che sia un comune piccolo come Morciano di 7.000, che sia una città enorme e grande come Rimini di 140-150.000, i problemi sono sempre lo stesso. Cioè, nello statuto regionale c'era benissimo, nello statuto comunale anche c'era il referendum, però da 6-7 anni non facevano il regolamento di attuazione dei referendum, quindi non c'era. E noi alla fine ci siamo rivolti a questo difensore civico, che lui ha costretto il sindaco di farlo, perché altrimenti mandava un commissario, però la giunta ha fatto un regolamento che di fatto è un non regolamento. Ecco, allora anche in questo senso, cioè potenziare questo ufficio di difensore civico regionale e magari anche istituire degli uffici provinciali se è possibile, se no quello di Bologna sia efficiente e potenziato, e poi che quando dà una indicazione, cioè i comuni e i consigli comunali non facciano, diciamo, come gli pare. Quindi da tutti anche questi tre esempi che io vi ho portato, esempi pratici di 6 anni di vita, non pensionato, e tanti altri cittadini. Allora, se è finito, sì, velocemente, concludo, sì, concludo.
che voglio dire, ecco, il Movimento 5 Stelle che oggi è l'unico, diciamo, perlomeno per me, l'unica organizzazione politica, diciamo, che possa avere una certa credibilità, è quello di dare, diciamo, il potere, perché è quello che è il fondamento della nostra Costituzione, che la sovranità è del popolo, non diciamo in un gruppo degli eletti, e gli eletti non possono mai avere più potere degli elettori. Non ho concluso, grazie tanto comunque. La questione della cultura e della sua domanda sulla legge della partecipazione e sul disegno di Cicco. Allora, sulla questione che veniva proposta della cultura, e la commissione di cultura di cui faccio parte è una commissione che di cultura si occupa poco, perché è una commissione che affronta il lavoro, la formazione, l'università, lo sport. A volte di sport si parla più che di cultura, in Emilia Romagna. Non a caso il presidente Bonaccini è assessore allo sport, siete su quelle deleghe lì. Quindi quando si tratta di parlare, come è successo, ad esempio, di impianti sportivi, la discussione può prendere tanto tempo. Adesso la Commissione ha anche la delega alla legalità, io mi occupo anche di questo, però è vero che la parte della cultura è molto ridotta. Uno, perché il bilancio è per l'1% del bilancio regionale, non è un bilancio molto alto. E l'assessorato ripropone cura dei progetti che sono andati bene in passato, soprattutto sul lato del cinema, la cineteca, il cinema di Covato, eccetera.